Oltre 650 persone hanno partecipato alla settima edizione del Sentiero dei Vicedomini, organizzato con passione e impegno dai volontari della Proloco di Groppo Visdomo. Tra percorsi immersi nella natura, tra le colline sopra Gropparello, i tanti podisti hanno potuto ammirare paesaggi unici, le cascate del torrente Chero e gli antichi pozzi petroliferi che caratterizzano il territorio. Una giornata bellissima conclusa con un ottimo pranzo a base di pizza al forno a legna e prodotti tipici nell'area verde davanti alla parrocchia. Direi che è stata tosta, la 12 km, un bel dislivello, eccezionale, bellissimo vedere tanti cani anche lungo il percorso. È stato bello vedere finalmente il Chero con tanta acqua, eccezionale, ci voleva l'acqua. Qua direi che adesso è piacevolissimo perché c'è il sole, c'è tanta gente, un bel prato, top. Vediamo cosa ci aspetta la cucina. L'impegno dei volontari non si ferma di certo qui, sono diverse infatti le iniziative dedicate alla comunità e alla promozione territoriale. Avremo il 14, 15 e 16 di luglio la serata dedicata al contadino con un raduno di tutti i trattori della Valchero. E dopodiché l'altro appuntamento sarà la presentazione del libro in occasione della festa dell'emigrante, per cui questo sarà un evento che andremo a premiare, diciamo, tutti gli emigranti della Val Vezzeno e non, è un'iniziativa che ci fa molto piacere poter sponsorizzare come Proloco, perché siamo andati a raccogliere più di 25 testimonianze di tutti gli emigranti che sono dal 1900 ad oggi e sono testimonianze che sicuramente ci hanno anche provato, perché abbiamo visto veramente nelle interviste diciamo emigranti che emozionati nel racconto della propria storia.